Porte aperte in anestesia, prima giornata nazionale per la sicurezza in anestesia e rianimazione. Quest'oggi, 1 marzo, i medici anestesisti degli ospedali di Ravenna, Faenza e Lugo hanno incontrato i cittadini per rispondere alle domande più frequenti sull'anestesia e sui reparti di terapia intensiva. L'obiettivo di questa mattinata è la prima giornata che la nostra associazione, il SIARTI, quindi l'Associazione degli Anestesisti e Rianimatori Italiani, promuove per informare la popolazione sul nostro lavoro, ma soprattutto sul concetto di sicurezza che gli anestesisti, i rianimatori offrono durante il loro lavoro alla popolazione, soprattutto nella popolazione anche più anziana. C'è un po' il concetto che il rianimatore forse non è l'anestesista soprattutto, non è un medico, ma è una figura molto un po' nel limbo. In realtà la nostra specialità è una specialità che, oltre a essere laureata in medicina, porta a un impegno di altri 4 o 5 anni, secondo adesso il nuovo ITER, di ulteriore preparazione in questo campo. Il settore dell'anestesia, quello un pochino percepito meno dalla popolazione, proprio perché si rivolge sempre verso il chirurgo, ma poi l'anestesista viene sempre preso come un qualcosa che è importante per essere addormentati, ma non sa che le nostre tecniche non sono solamente la narcosi, ma sono anche delle tecniche sofisticate di anestesia loco-regionale, ma soprattutto noi tuteliamo con una visita preoperatoria, intraoperatoria e anche nel postoperatorio, cioè quindi tutto l'iter perioperatorio, le problematiche che ogni singolo paziente ha, soprattutto con una popolazione così anziana come sta succedendo soprattutto nei paesi occidentali, che hanno sempre più problematiche e noi quindi logicamente siamo a seguire persona per persona tutte le problematiche legate all'intervento e al post-operatorio. Nella mattinata di oggi, quali sono state, se ci sono state, le domande magari più particolari che gli hanno posto le persone con cui si è fermato a parlare? Le persone che ho intervistato sono tutte persone di varie età e comunque ho scoperto che molte sanno che innanzitutto il medico rianimatore e anestesista è un medico intanto, e cosa che prima un po' di tempo fa molti pensavano che fosse la suorina con il vecchio batuffolo, con la vecchia mascherina, un po' con sistemi un po' artigianali. In realtà questa percezione sta completamente scomparendo. E le domande sono sempre state legate alle tipi di tecniche che noi usiamo, quindi anche per esperienza personale o in diretta come parenti, e quindi le domande sono state le più variabili, insomma, ma questo capita comunque anche normalmente nel nostro lavoro, nella visita preoperatoria. Sara Pietracci per Ravenna Web TV.